era sempre piena di entusiasmo, insisteva nel chiedermi un collegamento diretto ferroviario da Varese alla stazione centrale. Era un po' un suo cruccio perché lui andava spesso a Roma e stavamo studiando per realizzare questa opportunità. Credo che Zamberletti sia la rappresentazione più tipica dello spirito lombardo, dello spirito di chi è in grado di non piangersi mai addosso, di affrontare tutti i problemi con la massima logica, con la massima razionalità di chi non. L'unica cosa che fa è rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare. E poi lui aveva un dettaglio che secondo me è importante, era sempre sorridente, anche nei momenti di maggior tensione comunque riusciva sempre ad essere positivo e ottimista. Straordinaria, come dimostrano le tante persone accorse quest'oggi, non solo dalla città di Varese, ma da tutto il paese. Ci sono delegazioni dell'Emilia, del Friuli, della Toscana. Insomma, è la dimostrazione, di una figura che è stata significativa non solo per la nostra città, per il nostro territorio, ma per tutto il paese. Una persona che è nota per essere l'inventore della protezione civile, ma anche una figura che ha sempre guardato l'innovazione e le infrastrutture come elemento di crescita. Una giornata importante per lo Stato, una giornata importante per ricordare un uomo che ha veramente lasciato il segno. Una giornata importante per Varese innanzitutto, perché questo suo figlio grandissimo, che veramente ha onorato la nostra città, il nostro territorio, meritava di essere ricordato così. Giuseppe Zamberletti ha forse avuto meno notorietà di quella che avrebbe meritato, ma parlano per lui i risultati che ha lasciato. Se oggi abbiamo un sistema di protezione civile che tutto il mondo ci invidia, è innanzitutto grazie alle sue intuizioni e al suo lavoro. Se oggi abbiamo opere infrastrutturali come la Cesate Stabio, per fare un esempio concreto sul nostro territorio, è perché lui per primo ebbe l'intuizione che questo era un collegamento che poteva servire la nostra provincia e aprirla all'Europa. Ecco, e sono uomini così quelli che cambiano la faccia di una città, di una provincia, di un territorio intero. Io sono onorato di averlo conosciuto e spero di poter essere degno della sua eredità.